Andriy Shevchenko è tutto tranne che un giocatore qualsiasi. Per il Milan e per i suoi tifosi il miglior marcatore nella storia dei derby di Milano è sempre e sarà per sempre quel ragazzo arrivato a Milano nell'estate del 1999 dall'Ucraina, capace di diventare uno dei bomber più prolifici della storia rossonera e, soprattutto, di entrare nella leggenda con un gioco di sguardi e con un rigore indimenticabile. A più di 20 anni dallo speciale di Milan Channel girato a Kiev e in settimane e mesi drammatici per il suo paese, rivivere e riascoltare le sue parole di allora, mixate a quelle di un'intervista concessa al canale rossonero dopo il traguardo dei 100 gol con la nostra maglia, è come fare un tuffo nel passato personale di ciascuno di noi, ripercorrendo assieme ad Andriy luoghi ed emozioni molto diversi da come sono oggi, che inevitabilmente però rievocano quel senso di nostalgia per la propria casa che resiste e in questo caso si acuisce con il passare degli anni. Sì, mi mancavo. Soprattutto a città mi mancavo. Avevi pensato che un giorno non fosse andata bene al Milan, avresti potuto anche tornare a giocare a calcio a Kiev o no? Non avevi preso in considerazione questa ipotesi? No, io non pensavo che andrà male qua al Milan. Lo sapevo, sono stato molto fiducioso, molto sicuro di me stesso, però credo che per tornare a Kiev ce l'ho ancora strada, perché ho rimasto con un grande rapporto con società, con il presidente, con tutti i tifosi e tutta la gente in Ucraina. È ancora casa tua in un certo senso? Certo, ma sempre rimane casa mia, sempre rimane mia patria. Andriy Shevchenko, il tuo primo gol con la maglia del Milan indosso è un gol segnato al Bayern Monaco in amichevole nell'estate del 1999. Sì. Te lo ricordi? Sì, sempre sul rigore. Sì, mi ricordo. Quindi forse una sorta di predestinazione, perché hai segnato il primo gol a una squadra europea e la prima coppa che hai vinto col Milan è stata la Champions. Certo. Il primo gol invece che segni in campionato con la maglia del Milan è a Lecce, contro il Lecce. Eri emozionato quel pomeriggio, l'esordio in Serie A con la maglia del Milan? Sì, sicuramente tanto, perché è stata partita soprattutto molto difficile. Poi prima partita in campionato sono riuscito subito ad andare in gol, che quando sono arrivato in Italia ho capito subito che gol è importante qua, insomma. E sono stato contento, però il risultato, io sempre penso al risultato di squadra, insomma il risultato è stato secondo me non è positivo perché abbiamo pareggiato. Avevate lo scudetto sul petto quel pomeriggio? Sì. E il campo non era bellissimo perché aveva piovuto tanto? Sì, è piovuto tanto, poi è uscito il sole, è stato molto caldo e poi campo molto bagnato, insomma abbiamo trovato tanta difficoltà. Hai fatto gol all'esordio in campionato nel Milan a Lecce, all'esordio in campionato a San Siro col Perugia, all'esordio a San Siro in Champions League col Galatasaray. Tutte le prime volte col Milan hai fatto gol? Sì, a San Siro, perché davanti a pubblico che aspettavo tanto mia prestazione come giocatore, insomma abbiamo vinto e sono riuscito a segnare. È una gioia, sono stato contento. Il gol al Galatasaray l'hai segnato su assist di Leonardo. Sì. Il tuo primo periodo nel Milan è stato con questi giocatori dei piedi buoni, Weah, Leonardo. Certo, Oliver Biro. Insomma, ho giocato con grandi tanti campioni, ho rimasto un bel ricordo di questi giocatori che primo anno mi ha dato tanto mano, mi hanno insegnato soprattutto inserire bene dentro il collettivo e inserire bene in calcio italiano. Andriy Shevchenko, grande attaccante del Milan, fenomeno del Marnero, è nato a Roma contro la Lazio, in quello spettacolare 4-4 in cui hai segnato una tripletta? Sì, credo di sì, perché questa partita veramente ha fatto vedere me, come sono io, non solo di gol quello che ha segnato, di prestazione che ho fatto in quella partita, perché mi ricordo è stata una giornata anche particolare, perché per giocare contro Lazio e là a Roma, dopo che hanno presidente Lazio ha perso scudetto, sono già da un giocatore che appena arrivato al Milan lo sentivo questo,
atteggiamento di tifosi, di stampa, di stessi giocatori che stavano aspettando partita, insomma. E lo sentivo che stavo bene, veramente io sono stato preparato molto bene per questa partita e riuscito a esprimere, riuscito a fare vedere tutte le migliori cose con la partita che potevo fare. Andrea, hai fatto gol anche nel tuo primo derby, non eri sceso in campo dall'inizio, sì. Poi nel secondo tempo sei entrato tu, è entrato Vladimir Boban, il Milan perdeva 1-0, avete cambiato la partita e hai segnato un gol molto importante. Sì, è stato un gol tanto fortunato, insomma. Però l'azione è venuta sempre dal mio colpo di testa che ho preso traversa, poi è stata mischia in area e rinvio di un giocatore, io con istinto ho messo gamba e palla ha preso gamba e indirizzata in porta, insomma. Però è stata partita difficile per tutte e due squadre, insomma. Dopo il discorso di Ronaldo ci sono state tante polemiche dopo la partita, però l'importante è che Milan ha vinto e è stato il mio primo derby che ho vinto con male di Milan e credo che da quel derby abbiamo cominciato nostre tante vittorie in questi 5 anni con Inter. Ecco Andrei, poco dopo a Istanbul contro il Galatasaray, il Milan vince 2-1, poi 2-2, 3-1. Praticamente dalla qualificazione in Champions League alla Coppa UEFA, dalla Coppa UEFA a fuori dall'Europa. Una grande delusione. Ecco, pur essendo stata una serata negativa, perdere con questa maglia ti ha avvicinato, ti ha fatto venire ulteriore voglia di vincere con questa maglia? Tanto, sempre ho avuto questa voglia. Già quando ho saputo che sono un giocatore del Milan e giocava in Dinamo ancora e pensavo sempre di vincere qualcosa di importante in Europa e con questa maglia. È stata una delusione forte quando abbiamo perso quel partita da partita, quello che potevamo passare un turno in Champions League, siamo andati 0 senza niente, insomma ricordo è stata una notte molto difficile perché ogni partita che squadra non gioca bene, ogni partita che squadra perde, insomma io mi sento in colpa tanto. E questo, io ricordo quella serata è stata dura. Con questo campo sono nato, io questa scuola ho studiato 10 anni. No, io ricordo bene che ho giocato tante volte qua con ragazzi, poi quando sono stato bambino, però adesso campo più brutto e 10 anni fa anche di più, è stato più bello. Io ho cominciato come portiere, ricordo bene perché è due possibilità per tirare, una a questa parte, altra è questa, cioè due miei amici mi tiravano, uno di là e uno di qua. Sì, poi ho cominciato come portiere, come difensore, come attaccante, però sempre è piaciuto di più fare gol. E dopo questo palazzo c'è un'altra scuola e noi facciamo sempre tornei. Però io ho giocato sempre con ragazzi più grandi. Bello ricordare in questi momenti quando ho giocato con bambino e tutto. Poi è di là un lago. Dopo partite siamo andati sempre a fare bagno, poi è vicino un grande fiume, Dnieper si chiama. Quando a scuola c'è 45 minuti studi e poi 20 minuti un po' di pausa. E quasi tutti i ragazzini qua. Da quando io ho fatto no esame una settimana, non ho studiato bene a scuola e sono arrivato e mamma è andata a scuola, ha detto che tu devi studiare perché sei troppo dietro di tutti per una settimana. E lei ha detto che tu studi a casa. Però io abitavo primo piano. E però mamma è andata a lavorare e padre lavorava sempre. E sorella faceva le sue cose, io ho guardato. Non volevo fare cose per scuola, però
io ero rimasto da solo a casa e mamma, lei ha chiuso la porta, però io abitavo un primo piano, vuol dire io ho aperto la finestra e io uscito. È venuto a giocare qua, poi mamma è arrivata qua, lei ha visto me e ha detto Andrei. Io ho pensato a giocare, poi vedete tutti i finestri e questa parte, vuol dire che quando studi guarda sempre campo. E quando qualcuno gioca qui, io ho guardato, no, ho studiato. No, faccio, non è scherzo, però è verità così. Che io volevo sempre, o quando ho guardato campo, volevo sempre giocare. La storia mi piace molto. Poi matematica, perché è stata una insegnante molto brava. Lei è molto brava. E classe, secondo piano, parte di destra, ultime finestre, ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6 finestre. La tua prima stagione nel Milan, sia all'andata che al ritorno contro il Venezia, hai avuto dei problemi con i calci di rigore, nel senso che all'andata non l'avevi tirato benissimo e al ritorno invece l'ha tirato Leonardo. Ecco, arrivare al Milan, io ricordo che Ariedo Braglia te ne parlava spesso, ha affinato la tua tecnica sui calci di rigore, perché poi invece sei diventato, dopo quegli episodi, bravissimo, infallibile dal dischetto. No, il calcio di rigore credo che è un duello soprattutto con te stesso, insomma, perché ci sono rigori che possono battere tutti, che quando è tanto più facile battere un rigore su 4-0 o un rigore importante, una partita importante che decide qualche titolo importante, credo che cambia anche questo, però soprattutto cambia te, come tu vai prima di tirare questo rigore, tuo momento psicologico, come riesci a confrontare te stesso per essere tranquillo e per prendere una decisione che prendi tu per, e non cambiare. Credo che questa cosa è importante. E quando il tuo primo gol su calcio di punizione arriva contro una regina a San Siro, prima di Natale, in una partita in cui sono successe tante cose, sì. Ma tu hai realizzato la doppietta che ha consentito comunque alla squadra, anche se in 10 uomini per l'espulsione di Giunti, di pareggiare. È stata una partita difficile, insomma, Milan sempre questi primi due anni, tre anni, abbiamo ultime partite di anno e abbiamo avuto difficoltà, abbiamo giocato una partita non contro Regina, sempre che non è difficile, perché Milan è tanto superiore sul Regina, però abbiamo avuto tante difficoltà. Poi in Coppa Italia contro l'Inter ti confermi uomo derby, perché il Milan segna 3 gol contro l'Inter, 2 all'andata, 1 al ritorno, li segni tutti tu. E soprattutto nella partita di ritorno il Milan viene eliminato, ma gioca molto molto bene. Zaccheroni trova un po' la formazione, con Gattuso a centrocampo, Serginio sulla fascia, naturalmente, sempre Andriy Shevchenko titolare in attacco. Anche se non abbiamo passato il turno di Coppa Italia, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto un chance e credo che Milan meritava vincere, soprattutto la seconda partita che abbiamo giocato, abbiamo giocato bene. Poi a Perugia, la tua sì, seconda tripletta. In quel momento il calcio italiano capisce che Andriy Shevchenko non è un caso, non è un episodio, è un grande attaccante che fa tanti gol. Ecco, ti sei sentito consacrato, consolidato dopo quella seconda tripletta, dopo quella di Roma, quella di Perugia? No, quella di Roma è stata la tripletta pesante. Quella di Perugia credo che è stata una tripletta soprattutto per vincere classifica canoniere, che ho vinto primo anno. E non è stata una conferma, perché credo che calcio italiano già sapevo. È un giocatore Shevchenko, prima di venire qua ho giocato tante partite in Champions League, però mi ha dato un certo stimolo ancora per andare avanti, per trovare stimolo per vincere la classifica di Caminiera. Andrea, Bologna, Milan vince 3-2, tu fai un bellissimo gol in tuffo di testa, sì, e compare per la prima volta nella curva dei tifosi con lo stendardo Fantasceva. Ti piace quella scritta? Sì, molto. Tutti striscioni positivi, tutti
belle cose che scrivono i tifosi, mi piace. Il 22 febbraio del 2000 a San Siro viene a trovarti la Dinamo Kiev. Il Milan organizza un amichevole con la Dinamo Kiev. Ti è piaciuto intanto che il Milan abbia fatto questa cosa nei confronti della Dinamo Kiev, che ci sia questa amicizia tra le due società? E soprattutto ti è piaciuto riabbracciare i tuoi compagni che erano stati vicini a te fino all'anno prima? Certo, tanto. Stavo aspettando tanto l'arrivo di mia ex squadra. Credo che Milan e Dino, due squadre molto simili di organizzazione, di livello in Europa, due squadre importanti. E è stato bello anche giocare contro i miei compagni di squadra che ho giocato con tanti anni. Poi segnare è stata una cosa anche positiva, però non potevo festeggiare perché però è stata una partita amichevole. Insomma, sono contento anche per questi 5 anni che non abbiamo giocato anche una partita contro il Dinamo. Perché forse adesso magari è una cosa diversa, però i primi anni ci emozionavo tanto se forse abbiamo giocato contro il Dinamo in una partita importante di Champions League. Andrea, hai mai parlato con Carlo Ancelotti del fatto che i tuoi 2 gol contro la Juventus in quella prima stagione al Milan avevano contribuito poi a far perdere lo scudetto alla Juventus allenata da Ancelotti? No, non ho parlato di questo, però mi ricordo questa partita tanto perché è stato un momento duro per la squadra. Credo perché Milan non stava andando bene e per confermare ancora in campionato che possiamo arrivare in quarto o terzo posto per giocare in Champions League, dovevamo battere squadre come Juventus, come Roma. E quella partita veramente abbiamo giocato bene, insomma, siamo riusciti a portare in casa il risultato. Riassumendo, Andrì, la tua prima stagione a Milan, arrivi da Kiev, vinci la classifica dei cannonieri dopo aver lottato con Crespo. Ecco, riassumendo i gol e il tuo modo di stare nel Milan di quella stagione, cosa ti senti di dire? No, io... la mia stagione è stata positiva, però stagione di squadra. Credo che a livello che di Milan la squadra doveva vincere qualcosa. E sono stato contento per me, però è deluso un po' di prestazione di squadra, perché io credevo tanto che una squadra come Milan doveva vincere qualcosa quell'anno, soprattutto il mio primo anno, che volevo vincere tanto qualcosa. In effetti, aggiungere Shevchenko a una squadra che aveva già vinto lo scudetto, in teoria poteva voler dire vincere qualcosa. Certo. Forse questo è quello che pensavi. Certo, certo. Andrei, il Milan arriva terzo e deve fare il preliminare di Champions League contro la Dinamo di Zagabria. È un momento molto importante per la posizione tecnica di Alberto Zaccheroni e per tutta la squadra. Quell'estate tu ti carichi la squadra sulle spalle. Il Milan va sotto con la Dinamo di Zagabria dopo aver perso con il Real Madrid un amichevole. C'è un po' di polemica, tu pareggi subito. È stato fondamentale quel pareggio per consentire poi al Milan di andare in Champions League. Ma noi abbiamo fatto quell'anno un buon preparazione. Credo che la squadra è stata un po' stanca, soprattutto da inizio dalle prime partite di Champions, perché abbiamo fatto una preparazione molto duro, però abbiamo guadagnato dopo. Infatti Milan è andato 3-4 mesi anche in Champions League, in campionato, molto bene. Questa partita contro Dinamo Zagabria è stata difficile. Sì, perché a quel tempo Dinamo Zagabria giocava molto bene. E dopo sconfitta contro Real Madrid, credo che già è stata tante polemiche contro la squadra e noi dovevamo confermare ancora che è un gruppo di giocatori che possiamo lottare per vincere qualcosa in Europa, anche in Italia. E la partita è stata molto difficile perché siamo andati sotto un gol, però siamo riusciti a pareggiare e poi abbiamo vinto. E poi siamo andati là e abbiamo giocato una delle più belle partite. Ecco Andrea, all'inizio della stagione 2000-2001 il campionato segni sempre.
è un po' una costante nella tua presenza nel Milan. Sì. All'inizio del campionato, a parte la stagione in cui eri infortunato, finisco, segnavi praticamente sempre, gol al Vicenza, gol al Bologna, gol alla Juventus, gol all'Atalanta. Ecco, sono stati questi i gol della tua consacrazione? Ma per me è importante il periodo di preparazione. Se io riesco a fare preparazione bene, e poi riparto subito molto bene. È una cosa fondamentale per il mio corpo. Credo che quell'infortunio che ho avuto è stato difficile vedere squadra che sta giocando, sta vincendo. Io non potevo arrivare a giocare insieme con il giocatore perché per un caso di infortunio stavo guardando partite in stadio e in TV. È stato veramente 3 mesi difficili. Andri, la Lazio affrontata in trasferta è una squadra importante per te, perché il primo anno hai segnato 3 gol, pesantissimi. Il secondo anno 1, ma ugualmente pesante, perché Milan stava perdendo 2 pareggi. E soprattutto molto molto bello, un lancio di Demetrio Albertini e Shevchenko che riesce a tenersi dietro Sandro Nesta prima di battere il portiere della Lazio con un gran tiro. A Olimpico ho giocato contro la Lazio sempre belle partite, però a San Siro sempre sono stato sfortunato perché ho preso fallo, il portiere ha fatto un bellissimo parate. All'Olimpico ho riuscito a giocare bene contro la Lazio. A San Siro sempre partite andate non molto bene per me. Lazio novembre 2000, Udinese dicembre 2000. Milan vince 1-0, un gol impossibile per la media degli attaccanti che giocano nel campionato italiano. Una palla presa al volo in scivolata per terra e messa sul palo opposto, sul tuo secondo palo, alla sinistra del portiere. Un gol bellissimo perché sono riuscito a anticipare difensore con questa scivolata, insomma ha indovinato bene il tempo di arrivo di pala. È veramente un bellissimo gol. Era un buon momento quello del Milan, poi tutto si inceppa un po' all'ultima partita prima di Natale, quella che il Milan perde in casa, quella che perdiamo in casa contro il Perugia 2-1. Inizia un momento difficile, io ricordo molto bene 2 poi bellissimi gol contro il Bologna in un momento difficile della squadra, c'erano tante polemiche. Tu sei un ragazzo mite, un ragazzo solare, un ragazzo tranquillo, però la tua esultanza dopo quei 2 gol era un'esultanza nervosa, nel senso che eri contento e anche teso, cioè avevi fatto 2 gol importanti per consentire alla squadra di risollevarsi, anche l'esultanza che avevi avuto dopo i 2 gol alla Roma. Quando segni in un momento difficile, l'esultanza è anche una carica verso te stesso e verso i tuoi compagni per uscire dal brutto momento. Sicuramente sì, perché arrivavamo stanchi, arrivavamo molli quel momento. Insomma, partita contro Bologna, vincevamo tranquillo, poi siamo riusciti a perdere ultimi secondi 3-2, poi un pareggio. Insomma, credo che quella partita poteva finire con tanto vantaggio di Milan, però a quel momento la squadra non stava bene. Poi le cose non vanno benissimo nemmeno in Champions League a causa soprattutto degli infortuni, e dopo Milan Deportivo La Corugna Alberto Zaccheroni vi saluta. Ti è dispiaciuto quel momento? Sì, mi è dispiaciuto tanto perché con un allenatore che io ho avuto un buonissimo rapporto, che un allenatore che mi ha voluto qua al Milan e mi ha segnato tante cose di calcio italiano, un allenatore che è stato importante nei miei primi 2 anni al Milan. E mi è stato dispiaciuto sicuramente sì, però purtroppo calcio è questo. Mi è dispiaciuto anche per società e per noi stessi che siamo usciti da Champions League, però il calcio è così, calcio non perdona. Ecco, come ti diceva anche il colonnello Lobanowski, che tu ricordi sempre con grande affetto, certo, con grande commozione, quello che dice l'allenatore è importante e non si discute, è ancora così oggi per te? Sì, sempre così. Perché il calcio ormai ha fatto sul piccole cose, perché è un lavoro di gruppo e regole dentro il gruppo devono essere rispettate, e credo che questo è un peso per vincere qualcosa. Già da, non parliamo di qualità e di quantità di altre cose, di giocatore a questa società, se noi riusciamo a essere uniti e rispettare l'uno l'altro e essere compatti, rispettare tutte le regole che ci sono dentro
e sicuramente andiamo avanti, vinciamo tante cose. In quella stagione, dopo il saluto ad Alberto Zaccheroni, riuscite in qualche modo a sbloccarvi. Tu segni tanto, segni contro il Bari un bellissimo gol, segni contro l'Udinese, contro Perugia, contro l'Inter due gol nella partita del 6-0, contro la Fiorentina. Ecco, il gol contro l'Udinese il sabato di Pasqua è molto bello, sotto la curva nord, una serie di dribbling e poi il tiro che batte il portiere avversario, un gol molto simile a quello che hai segnato contro il Lecce nel campionato 2003-2004. Quindi non è un caso, sei un campione che ha nelle corde, ha nei piedi la capacità di fare quel gol lì. Ma credo che è un gol che caratterizza tanto cose tecniche, perché se vediamo cassette anche di gol che ho segnato a Dinamo, insomma, troviamo tanti gol simili, così un gol che mi piace tanto, insomma, un dribbling, è qualcosa di potenza, di forza, con un tiro di precisione. Ecco Andrì, la tua terza preparazione nel Milan, la tua terza stagione nel Milan inizia in una maniera un po' particolare. C'è un nuovo allenatore, arriva Fatita Terim, una nuova squadra, arrivano Rui Costa, Inzaghi, torna l'entusiasmo. Tu avevi seguito con particolare attenzione quell'estate, quello che succedeva nel Milan, l'arrivo dei nuovi giocatori, però ti preparavi per una stagione senza Champions League. Tu sei stato fin da giovane capocannoniere con la Dinamo Kiev della Champions League, per te una manifestazione importante. Ripensando a quell'estate, ti mancava il fatto di sapere di non avere da giocare la Champions League nel corso della stagione successiva? Tanto. Champions League è una competizione importantissima per ogni giocatore. Però abbiamo pensato tanto di poter tornare in campionato per vincere il campionato. Società ha fatto una crisi importante, è arrivato i due grandi campioni e con il nuovo allenatore abbiamo cominciato bene. Poi infortunio di Rui Costa in prima giornata, insomma, ha dato un peso grosso sulla squadra. Però abbiamo continuato bene, però dopo abbiamo avuto problemi. Ecco, possiamo dire in quella tua terza stagione, in cui facevi gol praticamente ad ogni partita, sia in campionato che in Coppa UEFA, e anche per quello che è venuto dopo di non positivo, che quella è stata la stagione della tua maturazione, la stagione in cui hai vissuto sulla tua pelle sia momenti belli che momenti meno belli? No, credo che sono state tante cose prima che non sa nessuno, insomma, che è stato stagione, ha cominciato stagione difficile per me, perché ha cominciato a sentire un po' dolore. Credo che è un svantaggio per me come sono fatto io, perché io non posso firmare per curarsi. Io ho continuato a allenare, a giocare. A primi sei mesi stavo bene, poi d'inverno ha cominciato a peggiorare e ho avuto tanti problemi. Quindi c'erano dei problemi? Sì, c'erano tanti problemi. Che ti costringono però a giocare, perché all'inizio di dicembre, Milan, dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti al posto di Terim, stava andando molto forte, ma c'è quella partita fra Milan e Chievo, si infortuna Filippo Inzaghi, che in quel momento stava segnando tanto come te, sì. E devi giocare sempre. Quindi non hai la possibilità di curarti, certo. E dopo poche settimane rispetto all'infortunio di Inzaghi non riesci più a segnare con la stessa continuità. Certo, perché quando tu senti un problema fisico e ti tolga a dire 30-40% di tua forma fisica, ormai il calcio moderno è questo, che se non stai bene fisicamente non puoi esprimere le tue qualità migliori. E ho provato a portare, però sicuramente i risultati in campo non è sempre stessi che facevo prima. Ecco, il 2002 non è stato un anno fortunato, perché a marzo, dopo il derby con l'Inter, in cui comunque avevi giocato bene, sì. C'è un infortunio in allenamento prima, sì, della partita di Bologna, che poi perdi, che poi Milan perde senza di te, e poi c'è l'infortunio con lo Slovan Liberec. Erano praticamente i primi infortuni lunghi della tua carriera nel Milan, al terzo anno. Sì, io praticamente non ho perso anche una partita prima di questi infortuni.
ho giocato sempre, ho giocato con continuità, ho giocato con qualità, e però quando cominciano problemi fisici non c'è niente da fare. Insomma, bisogna fermare e curarsi, se no non puoi portare avanti questo peso. Ecco Andrì, la tua quarta stagione 2002-2003, è la stagione dei gol importanti. All'inizio non sempre giochi, però quando entri in squadra segni con Real Madrid. E quella sera avevi detto: io quando non gioco accetto con la testa le spiegazioni dell'allenatore, il cuore però non riesce ad accettarle. Sì. Era stata una spiegazione molto onesta, accettata da tutti. Certo, no, ma io sono persona onesta, quello che sento non posso nascondere da nessuno. Insomma, si vedeva tanto che io soffrivo tanto in quel momento che non giocavo. Lo sapevo perché non giocavo, perché dopo un lungo infortunio è difficile entrare in forma migliore. Come squadra aveva partite importanti e non riuscito a giocare sempre, e sapevo, però il mio cuore non poteva accettare questo, perché volevo sempre giocare e gli dicevo verità. Ecco Andrì, il gol con Real Madrid comunque conferma la tua caratteristica. Quando inizi a segnare, inizi poi a segnare con continuità in tutte le partite, perché segni con l'Empoli, segni con il Como, segni con il Bologna in trasferta, in una partita durissima perché il Bologna aveva sempre vinto in casa. Quindi il momento migliore in campionato del Milan coincide tra dicembre e gennaio 2002-2003 con i tuoi gol. Credo che il momento migliore è stato dopo, quando abbiamo vinto Coppa, perché in calcio è sempre così, arrivano momenti quando diventa tutto facile, i momenti quando veramente bisogna tirare fuori tutto e farsi vedere. Cioè, credo che quel momento è stato un momento positivo per la squadra, perché tutti stavano bene in Champions League e abbiamo dimostrato grande carattere anche quando cose non andavano bene. E si vedeva tanto squadra in campo e per questo abbiamo vinto, credo, una cosa importante. In campionato abbiamo lasciato andare, anche perché ormai abbiamo capito che non riusciamo, abbiamo perso troppo punti, soprattutto credo anche per attenzione e perché abbiamo speso tante energie per partite di Champions League e con squadre piccole non siamo riusciti a portare 3 punti che servivano tanto ogni partita per riuscire a lottare anche sul scudetto. E quando il 22 marzo del 2003 contro la Juventus, il Milan vince 2-1, era la Juventus destinata a vincere lo scudetto e tu segni. Proprio una tua caratteristica quella di fare gol Inter, Real Madrid, Juventus contro le grandi squadre. Ma quando giochi con una grande squadra è un particolare emozione, insomma, un particolare. Però direi che ogni partita per me è sempre uguale. Se giochi contro una squadra piccola o una squadra grande, io voglio andare in campo e dare tutto quello che posso. Ecco Andrì, in quella stagione c'erano state molte discussioni su come dovesse giocare Milan in attacco, due trequartisti e una punta, oppure due punte e un trequartista. A un certo punto della stagione l'allenatore decide di puntare sempre su di te, Inzaghi e Shevchenko coppia di punta, un trequartista alle spalle, ti lascia alle spalle i problemi fisici e la semifinale con l'Inter in cui fai gol nella partita di ritorno può essere, alla luce di tutte queste premesse, la partita nella quale definitivamente torna Shevchenko. No, io direi, io ho cominciato a sentire meglio dopo Juve. Dopo partita contro Juve sono riuscito, poi è arrivata primavera e insomma è riuscito a stare tanto meglio. Ho giocato con continuità, che è stata cosa fondamentale per me e per il mio fisico, perché avevo bisogno per giocare, e io direi da quella partita. Poi altre partite, insomma, quando la ruota comincia a andare è difficile fermare. Se ne è parlato poche volte, ma il gol che hai segnato in Coppa Italia a Roma all'Olimpico nella finale di andata è stato bellissimo. Sì, è stato gol, insomma, ho rubato tempo sul Panucci e poi ho messo palla, ho messo un bellissimo palo, ho tirato bene. Andrì, non rientra nei 100 gol per gli statistici, ma il rigore di Manchester resta per te una magia irripetibile. Certo, è un gol, è un... A me resta due. È un rigore, ultimo, il gol che è stato annullato. Io parlo di questo gol perché a me sembra un gol valido, perché insomma, credo che... è un'azione, è stata bellissima,
è un gol che pesava, però purtroppo è stato annullato. Credo che anche per questo Milan ha vinto partita, perché sul rigore, anche perché ci vuole qualcosa nella vita, il giudizio giusto. Ecco Andrei, all'inizio della stagione 2003-2004 segni tantissimo, su punizione ad Ancona, segni gol bellissimi, triangolazioni, Cafu, Kakà, sia ad Ancona che a Genova contro la Sampdoria. È questo il momento più importante della tua carriera? No, per me i numeri non fanno niente, insomma, 100 gol, cioè io dovrei festeggiare ogni gol che faccio, perché per arrivare da 100 devi passare da 10, da 20, da 12, insomma tutti i gol è un ricordo bellissimo, e ogni partita che gioco è un ricordo bellissimo, è un spettacolo per me che sto facendo. Io mi sento come un attore che è un calciatore, è un artista quello che fa in campo. Ogni gol è un qualcosa per la gente che riusciamo a fare diventare matti, riusciamo a fare diventare felici e contenti. È un'emozione particolare per me. Ogni partita è un'emozione bellissima.